Per Padre Pio il sacramento della penitenza è stato il motivo della sua vocazione sacerdotale, che gli ha consentito di alzare la mano, nel segno dell'assoluzione consacrante, l'avvenuta riconciliazione tra le anime e Dio, sempre che però queste presentassero tutte le condizioni valide affinché l'assoluzione dei peccati scendesse validamente dal Cristo al penitente attraverso il confessore. Non era facile, per non dire impossibile, trarre in inganno Padre Pio, il quale più di una volta fu costretto ad usare le maniere forti, negando anche l'assoluzione. Padre Pio non era un pietista, secondo il gergo comune, ma un realista, che andava nelle sue azioni, soprattutto apostoliche, al sodo, cioè alla radice delle cose, vale a dire alla gloria di Dio e alla salvezza e alla redenzione delle anime. Padre Pio trascorreva ore e ore chiuso nel suo angusto confessionale, tanto d'inverno quanto d'estate, ad ascoltare le miserie e ad elargire parole di conforto e di perdono. Sembrava quasi che egli si fosse specializzato in esse, trascurando, sotto certi aspetti, le anime abitudinarie, come si suol dire, quelle che attraverso la confessione andavano alla caccia di nuove euforiche emozioni. Ed egli, attraverso i talenti da Dio ricevuti, queste cose le intuiva e sapeva anche, con estrema carità e fermezza, evitarli. Ecco perché a lui le anime accorrevano anche da molto lontano, alla ricerca della parola adatta a sciogliere tanti ingarbugliati problemi di coscienza, di fede e di cuore. Quello che lui, dietro alla grata o nella vecchia sacrestia, chiedeva era l'umiltà e la sincerità dei propositi, prima che la sua mano, trafitta, si alzasse per benedire ed assolvere. Padre Pio partecipava alle ansie e alle lotte interiori dei suoi penitenti, i cui problemi faceva suoi, ed inseriva nell'offerta del quotidiano il sacrificio durante la Santa Messa, specialmente quando nell'offertorio egli alzava supplichevolmente la patena con l'ostia da consacrare. C'era in questa funzione di mediatore tra Dio e gli uomini la stessa sacralità usata ad Abramo nell'atto di immolare il figlio Isacco, con la differenza che sacrificatore e vittima questa volta è lui stesso. E questo tutti i giorni, perché tutti i giorni Padre Pio confessava e assolveva, prendendo per sé la parte più ingrata e dura, mentre le anime che a lui si erano rivolte scendevano la valle del Gargano in quello stato di grazia con il quale Pietro, Giacomo e Giovanni erano scesi dal Tabor. Si scriverà ancora a lungo di Padre Pio, delle sue stimmate, dei prodigi operati da Dio tramite lui, ma il nocciolo di tutto è nel confessionale. Padre Pio è stato uno dei più validi strumenti, dei quali l'umanità stessa dovrà un giorno a Dio rendere conto.